Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing offerto ancora una volta dal Fantasia Store. E naturalmente come sempre ringrazio i ragazzi di Fantasia per darmi questa opportunità. Questa volta l'arrivo è giusto un po' più grande del solito e... anzi, ve lo faccio vedere. Oissa! Ho detto Oissa a 18 anni. Ok, questo è il grandissimo... Non dire pacco per favore, non dire pacco che può essere frainteso. Pacco. Comunque, sfortunatamente è arrivato, lo sto tenendo con la gamba per aiutarmi. Sfortunatamente qui è arrivato ammaccato, anzi, si può direttamente aprire. E questo è naturalmente un problema del corriere, perché sappiamo tutti come sono i corrieri. Quindi in realtà il Fantasia Store non è che possa farci qualcosa sul come arrivano i pacchi che contengono i prodotti ordinati. Ma questa sarà una riprova della grandissima qualità nella protezione dei Funko Pop o comunque dei prodotti del sito in generale. Ma se chi ti guarda non conosce ancora il Fantasia Store... E anche te c'hai ragione. Ragazzi, sono sempre io, quello seduto lì, solo che sto facendo una gag, non ho nemmeno cambiato maglietta. Il Fantasia Store è un negozio online tutto nerd. Ha un catalogo davvero vastissimo che va dalle carte collezionabili come Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tanto altro, ai giochi in scatola dai più famosi a quelli più di nicchia, nuove aggiunte, è la prima volta che ne parlo nel canale, ma hanno iniziato a vendere anche libri, fumetti e manga, e naturalmente i prodotti originali Funko. Soffermandomi appunto sui prodotti Funko, per ogni ordine di un pop regular, il Fantasia vi regala un soft protector con tanto di bollino personalizzato. Ma per questo vi invito a guardare un altro video che trovate sul canale. Dal 31 gennaio sarà disponibile sul Fantasia Store la seconda wave di Funko Pop di Spider-Man No Way Home, che comprende i pop di The Amazing Spider-Man, lo Spider-Man di Andrew Garfield, e di Friendly Neighborhood Spider-Man, ovvero lo Spider-Man di Tobey Maguire. Oh, i pop escono il 31 gennaio, ma sono già preordinabili dal Fantasia Store. Per finire vi ricordo che il sito offre una spedizione gratuita arrivati ai soli 69€ nell'ordine complessivo, e la spedizione partirà lo stesso giorno che ordinate se ordinerete in giorni lavorativi prima delle 13:30, e poi l'ordine vi arriverà a casa entro 24-48 ore, comunque sempre lavorative. C'è come sempre il codice sconto ANDRI5 che vi permetterà di avere un 5% di sconto su tutti i prodotti del sito, è un codice illimitato e se lo userete supporterete il mio lavoro sui social, e in realtà non c'è neanche bisogno di dirlo, lo vedrete anche fra poco, del Fantasia Store possiamo fidarci ad occhi chiusi. Ve lo dico io e ve lo dicono anche quasi 5.000 recensioni su Trustpilot, che complessivamente al sito danno una valutazione di 4,9 stelle su 5, quindi perfetto. Il link del sito è come sempre nella descrizione, se acquisterete con il mio codice vi invito a fare una storia su Instagram taggandomi, taggando anche il Fantasia Store, e vi reposterò. Ma adesso passiamo all'unboxing. Ecco di nuovo qui l'arrivo di oggi, ci sono 10 pop all'interno, 9 di questi sono tutti a tema MCU, mentre uno a sorpresa. Mi sono dimenticato il taglierino e anche una forbice, non ci sono qui, vabbè, taglierò con un dito. Ed eccoci qui, a posto. Naturalmente all'interno del pacco state sentendo tanta protezione. Ed eccoli qui. Naturalmente essendo tutti pop regular hanno il soft protector regalato dal sito, questo qui. Quindi sono ancora più protetti oltre alla tantissima carta che avete visto. Partiamo dall'unico pop che non ha nulla a che fare con l'MCU e quindi ecco qui Rocky Balboa. Spero si veda con i riflessi. E la scatola è perfetta. Non solo grazie al soft protector regalato dal Fantasia Store, ma anche a tutta la protezione. Avete visto il pacco come è arrivato? Poteva schiacciarsi in qualsiasi momento anche il pop all'interno. Vediamo il pop all'interno. Ma in realtà posso dirvi che è dipinto anche abbastanza bene. Non sto notando davvero particolari problemi. Sarà che ci sono pochi colori comunque da mettere sulla statuetta. Quindi di questo Rocky Balboa tutto promosso. Adesso che siamo in campo MCU, direi di partire con l'ordine cronologico dei film e delle serie che sono arrivate, partendo quindi con Hawkeye, da Hawkeye, ovviamente soft protector come ho già detto, scatola assolutamente perfetta, non sto trovando alcun problema, andiamo al pop, essendo Marvel come tutti gli altri avrà la bobblehead, cosa che Rocky non aveva, e qui di problemi ce n'è un po', ma sono pochi, per lo più sulla manica sinistra, sulla parte viola ci sono delle macchie di color pelle, e la mano destra che tiene l'arco ha qualche sbavatura, ma nient'altro di problematico. Oh, invece no, hanno confuso l'apparecchio acustico dell'orecchio destro con i capelli e quindi è marrone. Ok, passiamo poi a Doctor Strange in The Multiverse of Madness con la versione base, la variante base di Doctor Strange, appunto quello del nostro universo. Per me Doctor Strange in The Multiverse of Madness è il miglior film della fase 4. Ve ne ho già parlato, anzi vi ho proprio fatto la classifica top 18 della fase 4 dell'MCU dal 2021 al 2022. E vabbè,
scatola assolutamente perfetta. Ho già un pop di Doctor Strange della seconda wave, quello zombie, che trovate anche comunque sul Fantasy Store. Ripeto, quindi nessun problema nella scatola e andiamo a vedere il pop. Ragazzi, devo dire che questo in realtà è molto molto figo, mi piace molto. Non solo per i colori, ma anche per in realtà la posizione, il fatto che ci sia lo scudo magico, quello che ha comunque Doctor Strange nei diversi film. Tutto problematico, non sto trovando chissà che grandi sbavature, anzi proprio quasi nessuna. Davvero un'ottima realizzazione. Sempre di Doctor Strange nei Multiverse of Madness parliamo con America Chavez, personaggio che comunque mi è piaciuto molto, non vedo l'ora di rivederla in un futuro dell'MCU per capire anche dove la metteranno e se abbasseranno un po' i poteri, la depotenzieranno perché è troppo potente. Ed è potente tanto quanto questa scatola, perché è perfetta. Se collezionate i pop solo nelle scatole, comunque collezionate le scatole a loro volta, il Fantasy Store è sempre una garanzia, quindi bisogna affidarsi assolutamente a loro. E lo dico tranquillamente, non solo perché questo è un video in collaborazione, quando mi serve un pop tranquillamente posso affidarmi al Fantasy Store e mi arriva perfetto. America Chavez mi sembrava un po' più problematica dalla scatola, infatti ci sono un po' di problemi sulla testa, tra i capelli e la faccia. Poi sul vestito, che era quello che mi spaventava di più, in realtà non ci sono tantissimi problemi, un po' di confusione tra l'anello e la giacca, che comunque hanno lo stesso colore, non so se per un errore o proprio per scelta. Le scarpe sembrano un po' aggrovigliate a caso, ma credo non sia assolutamente un errore, e del resto anche America Chavez non ha tantissimi problemi. Dopo Doctor Strange, in ordine cronologico, è arrivata Miss Marvel, quindi ho preso il pop di Bruno, perché comunque quello di Kamala Khan con il costume definitivo l'avevo già, lo trovate sul Fantasy Store. Anche questa volta naturalmente un grandissimo wow per la condizione della scatola. Vediamo il pop, ma penso che non ci saranno tantissimi problemi perché comunque il vestito è semplicemente un camice bianco. E infatti l'unico problema che sto trovando è un po' tra i capelli, ci sono delle sbavature per tutto il perimetro dei capelli, ma del resto nient'altro. Bruno è l'unico personaggio assieme a Kamala Khan che mi è piaciuto della serie. Tra i protagonisti sono quelli che salvo. Dopo Miss Marvel, ad uscire in sala è toccato a Thor Love and Thunder, e infatti ecco qui Thor, ma anche Jane Foster. Di questa wave avevo già il gore, che trovate sempre sul sito. Sul sito in realtà ci sono molti 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 pop dell'MCU, compresa forse tutta la wave di Thor Love and Thunder, e ormai è una ripetizione ad ogni apertura, ad ogni video. In realtà scatola assolutamente in ottime condizioni. Vediamo il pop. Molto molto bella come statuetta, speravo che il film fosse almeno la metà bello quanto questo pop. Non sto notando particolari problemi, anzi il costume, la tuta, o meglio l'armatura che ha nel film, sembra identica. Questo pop è riuscito a riabilitarmi la Stormbreaker, che nel film è diventata un personaggio al 100%, cosa che non ho apprezzato per niente. Qui è tornata tutta la possenza di Thor e della Stormbreaker. Bello, fortunatamente ben realizzato. Vediamo invece Jane Foster, che ha il Mjolnir. Scatola anche questa volta ottima. Mentre vediamo il pop, anche questo in realtà tutto a posto. È un personaggio che comunque nel film mi è piaciuto, e il pop fortunatamente non sembra avere chissà che grandi problemi. Ripeto, questi due pop sono tre volte meglio di Thor Love and Thunder. Dopo Thor Love and Thunder sfortunatamente è dovuta per forza uscire She-Hulk, e ho preso Wong. È il primo pop che prendo di She-Hulk, penso che ne prenderò due al massimo, solo per completare il mio pensiero di prendere almeno un pop o due di ogni prodotto dell'MCU. Pensate, ho preso persino Moon Knight, che lo trovo giusto un po' un pelino sopra She-Hulk. Naturalmente sul Fantasy Store trovate Moon Knight, Arrow e la supereroina egiziana. Chi vuole intendere intenda. Passando invece a questo pop di She-Hulk, almeno la scatola è perfetta. Mi sarei anche accontentato di una scatola bella, in realtà non mi serviva la perfezione, bastava semplicemente dare un senso ad ogni personaggio. Ho cambiato discorso, scusate. Però a parte gli scherzi, davvero anche questa volta la scatola nessun problema. Vediamo il pop all'interno, che è un po' strano perché appunto ha il portale magico, e voglio vedere come l'hanno realizzato. Devo ammettere che in realtà è molto molto carino il fatto che ci sia tanto di portale, che non pensavo potesse entrare nella scatola, invece l'hanno fatto entrare. E il pop, il vestito per lo più, non sembra avere dei problemi, quindi forse qualcosina sulla parte inferiore del vestito, sulle vesti che coprono le gambe, sarebbe potuto andare assolutamente peggio. Dai, fortunatamente qualcosina di bello è uscito da She-Hulk, questo pop. E spero in realtà anche l'altro che prenderò, che sfortunatamente deve essere comunque She-Hulk, perché il mio problema mentale mi dice che devo avere almeno il protagonista della serie o del film. E dopo She-Hulk, l'ultimo prodotto, in realtà l'ultimo film ad uscire in sala, è stato naturalmente Black Panther Wakanda Forever. E dal sito ho preso la Mark 1 di Ironheart, Riri Williams, e Namor.
i personaggi che in realtà mi sono piaciuti di più nel film, tralasciando la regina Ramonda. Partiamo con Ironheart Mark 1, vediamo la scatola, ma ripeto, perfezione già prevista. E infatti ho ragione, ma non è che avere ragione con il Phantasia Store, è un dato di fatto che le scatole arrivino perfette. E il pop è strano, davvero strano. Ha la capacità di sembrare ben realizzato e mal realizzato allo stesso tempo, però penso sia per lo più ben realizzato, non ci sono sbavature, quindi è promosso. Devo ammettere che nel film ho preferito la Mark 1 di Ironheart, poi quando è diventata il Power Ranger rosso, no, però Funko poteva spendersi un po' di più per la realizzazione di questo pop, che sembra per lo più un aggrovigliamento di roba, quello che effettivamente è la Mark 1 nel film, però secondo me si poteva fare qualcosa di diverso, però comunque assolutamente tutto a posto. Passiamo all'ultimo pop di questo video con Namor, appunto ve l'ho già fatto vedere, non mi soffermo ancora sulla scatola perché sarebbe inutile, sapete già come è arrivato. E wow, questo pop è wow, lo ripeto. Come ho già detto, il personaggio mi è piaciuto molto e anche il pop. Anche qui sembra Mr. Marra del Cerbero, riconferma che in realtà è lui ad interpretare Namor. E di problemi non ne sto trovando, quindi assolutamente promosso anche Namor. Colori al posto giusto, le alette ai piedi ci stanno, è una cosa che pensavo diventasse troppo ridicola arrivati a un certo punto, e il certo punto secondo me era già l'inizio, e invece le ho apprezzate. Poi quest'acqua che sorregge il personaggio rende il tutto più dinamico, e quindi anche Namor, assieme a tutti in realtà i pop di questo video, promosso. Ma ragazzi, se volete uno dei pop visti in questo video, comunque volete un pop Marvel o un pop in generale, il catalogo è vastissimo, non solo appunto Funko Pop, ma ci sono carte collezionabili, giochi in scatola, manga, da poco, vi ripeto che il link del Phantasia Store è nella descrizione. Come sempre, se userete il codice Andri5 avrete diritto a un 5% di sconto e aiuterete il mio lavoro qui sui social. Mi raccomando, approfittatene e preordinate i pop di Spider-Man No Way Home che arriveranno il 31 gennaio, perché ho come l'impressione che sarà molto difficile trovarli, quindi approfittate di questa opportunità di Phantasia. In descrizione tutti i link importanti, sia i miei dei social, ma anche i social di Phantasia, assieme al link del sito, come ho già detto. Ringrazio ancora i ragazzi per la collaborazione e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!